Sarà sicuramente un Natale diverso dal solito, lo stiamo dicendo in questi giorni, però vi diciamo che i commercianti di Via Cilea al Vomero hanno voluto lanciare un segnale molto importante e in controtendenza rispetto a quanto successo in altre aree della città e nel medesimo quartiere, hanno deciso di accendere le luci, dando vita ad un significato simbolico di cui ne conosceremo bene con il nostro prossimo ospite, Giorgia Forte, portavoce dei commercianti di Via Cilea. Buongiorno, bentrovata. Salve, buongiorno a tutti. Dunque, un segnale molto preciso e simbolico, quello lanciato dagli esercenti attraverso l'iniziativa di accendere le luci perché nessuno in realtà potrà spegnere il Natale. Sì, il nostro messaggio era appunto questo. È stata una cosa che in realtà i commercianti di Via Cilea, e parlo di loro perché in realtà io sono un po' un'intrusa, in quanto la mia attività è in via Kagoshima. Mi sentite? Tutti gli esercenti, cosa vuol dire però tenere le luci accese in questo periodo natalizio? Significa fondamentalmente dare speranza, significa non spegnere il Natale. E, avendo ovviamente un grandissimo rispetto per tutte le persone che hanno perso una persona cara, ma il nostro è stato un segnale di forza, di speranza, perché nonostante tutto vogliamo cercare di andare avanti, tenere la testa alta e, per tutti i sacrifici che ognuno di noi ha fatto in passato, per le nostre attività e che continua a fare tutt'oggi. Esatto, dei sacrifici che i commercianti soprattutto continuano a fare, provenendo ecco, da mesi molto duri, via, insomma, a causa delle restrizioni, dell'ultimo il nuovo anche di PCM. Ricordiamo che questo è un periodo che riguarda non solo lo scorso novembre e adesso dicembre, ma in realtà va avanti da marzo, con tante possibili restrizioni che potranno ecco, tra poco avvenire, in seguito poi aspettiamo ad ora anche la decisione del governo. Certo, in realtà questa è una cosa, diciamo, è una colletta che i commercianti di Via Cilea fanno da circa 30 anni, quindi loro si sono sempre autotassati per illuminare la strada. Quest'anno, in realtà, proprio per tutte le motivazioni di cui parlavi prima, si era deciso di non fare nulla. Poi, sotto grande spinta dei commercianti storici, quindi di persone che hanno attività lì anche da 60 anni, un gruppetto di, diciamo, giovani, tra virgolette, si è attivato per raccogliere questi soldi in realtà in brevissimo tempo. Quindi siamo riusciti a fare tutto nel giro di una settimana, anche con la collaborazione della Quinta Municipalità. Quindi La ne siamo luce, felici. complimenti, la luce, il simbolo della luce è sempre sinonimo di speranza. Naturalmente io però in qualità di portavoce dei commercianti di Via Cilea vorrei chiederti qual è la situazione che però si respira al momento, come possiamo trasferire anche questo significato di speranza al nostro pubblico? È difficile, traballiamo tanto anche noi, nel senso che la precarietà costante che ormai siamo costretti, con cui siamo costretti a convivere, non ci rende sereni, l'impossibilità di fare qualsiasi tipo di progetto anche futuro. Purtroppo, ecco, le luci in realtà a noi hanno dato la possibilità di forse di unirci ancora di più, di magari provare a pensare a qualche progetto futuro. Quindi, diciamo, il nostro è stato un gesto per dire un po' a tutti: non perdiamo la speranza, perché finirà e quando finirà saremo forse più forti di prima, forse anche migliori. Il Natale è sempre stato simbolo di speranza, di amore, di grande fede, e sicuramente le luci, presumo, rappresenteranno l'auspicio di un inizio 2021 che possa prospettarsi totalmente diverso rispetto a quello che è lo scenario che attualmente stiamo vivendo per dare vita ad una nuova vita, per l'appunto, scusatemi il gioco di parole, però presumo che sia davvero simbolico adottare questo atteggiamento, cioè il vostro.
Tantissime persone ci hanno ringraziato per strada, ci sono delle persone che mi hanno addirittura fermato perché hanno letto un po' sui social delle cose che avevo pubblicato per ringraziarmi, perché hanno apprezzato il gesto che abbiamo fatto, hanno colto il significato che c'era e quindi speriamo bene, questo è quello che ci continuiamo a ripetere. Quanto è importante in un periodo, soprattutto quello che stiamo vivendo così difficile, fare rete, fare squadra, essere uniti anche lì, laddove immagino che sicuramente potrà esserci anche la competizione tra i vari esercenti, ma non è questo il caso, perché comunque bisogna adesso stare insieme per proseguire verso un cammino di luce e di speranza. Sì, come dicevo prima, in realtà io sono anche un'intrusa perché la mia attività è via Kagoshima, che non è mai illuminata. Quindi sono residente a Via Cilea, conosco la maggior parte dei commercianti e quindi nonostante appunto la concorrenza, questa è una cosa da lodare perché ci siamo uniti nonostante tutto per un fine comune. E come dicevo prima, questa cosa ci ha dato anche spunto per pensare a delle iniziative future, a costituire una vera e propria associazione che ad oggi comunque non c'è, però che stiamo progettando e magari quando potremo tornare ad una vita normale potremo pensare di fare anche tante altre cose. E noi ci auguriamo, è anche il nostro augurio in vista delle festività natalizie, che tutto questo possa davvero accadere. E siamo naturalmente vicini ai commercianti di Via Cilea, al Vomero, ma in realtà all'intera categoria che in questo periodo pandemico sta soffrendo ed è seriamente messa in ginocchio. Intanto grazie per essere stata con noi, grazie a Giorgia Forte, portavoce dei commercianti di Via Cilea. Natale. Grazie altrettanto, davvero di sinceri e di grande affetto, di cuore.